Allora, che dire? Primo step della mattina, meraviglioso, Alessandra Clemente. Posso dire, la figlia di Silvia Ruotolo, l'abbiamo ricordata la tua mamma con le scuole, con tante associazioni, con tante persone semplici, normali, come le ha definite Don Luigi Ciotti, non cittadini ma persone come tua madre, che è nostra sorella, che è nostra figlia, che è nostra madre. Essere qui con tanti ragazzi, con ragazzi dei presidi liberi venuti da Parma, da Padova, Pinuccio è venuto da Bari, cioè veramente una sinergia qui, noi che vince, Alessandra. La legalità, sai Anna, viene dalla parola legami, e allora sono legami di responsabilità, di amore, di unione, che ognuno di noi nella propria vita ha il dovere di costruire, e poi ci guarderemo allo specchio e ognuno tirerà il proprio bilancio. Insieme a mio padre e mio fratello noi abbiamo un grande vuoto da riempire e nostra mamma è veramente bella. Questo vuoto in parte viene riempito da questi momenti e dai nostri percorsi di impegno personale, collettivo, pubblico, istituzionale, politico. Lo riempiamo perché non possiamo permettere che ciò che è accaduto a lei accada ad altri e lo riempiamo perché siamo consapevoli che dobbiamo scrivere la parola fine alla presenza delle organizzazioni criminali nella nostra città, nelle nostre amate terre. Scriviamo questa parola fine attraverso una ricetta semplice ma importante, un'impronta culturale, non sottovalutiamo il lavoro culturale che dobbiamo fare, un impegno politico istituzionale importante e anche economico contro la corruzione, il malaffare, la politica deviata, l'imprenditoria collusa. E la risposta quindi può essere economica, questa piazza è un bene comune della città e ci sono delle ricette economiche qui, cioè la possibilità di mettersi tutti in gioco e soprattutto chiedere che ci sia un impegno sempre più forte di rispetto nei confronti della dignità delle persone e del lavoro. Oggi abbiamo lanciato dei messaggi importanti e sono grata fra tutti a due Luigi, Ciotti e De Magistris, per il riferimento onesto e di coraggio che sono nel paese. E da Napoli diamo un grande segnale oggi all'insegna dell'umanità e della determinazione a non lasciare il posto a chi invece il nostro paese lo vuole distruggere o lo vuole sporcare di valori, non quali quelli invece della legalità nel senso di legami, che vuol dire anche legarsi nell'accoglienza e legarsi nel lavoro, legarsi nell'impegno. Tu lo fai doppiamente, la tua faccia ce la metti doppiamente come figlia di Silvia Ruotolo ma come assessore alle politiche giovanili, un percorso che oramai si è consolidato e Luigi ti ha ringraziato, anzi ha fatto diciamo un atto di gelosia nei confronti di papà perché dice godo più di lui e di Francesco della presenza di Alessandra. Quanto l'impegno, quante le difficoltà ma quanta la voglia che tu ci metti nel tuo lavoro, Alessandra. Oggi tutti i ragazzi della città presenti perché abbiamo il dovere di non lasciare nessuno indietro e nessuno escluso, quindi la filiera della scuola, le bambine e ragazze del quartiere, i volontari, ragazze di Napoli ma anche di Padova e di Torino e poi ragazzi che sono nel circuito del centro di giustizia penale minorile di Nisida e di Erola. A loro va il nostro impegno in modo speciale, l'impossibile non esiste e sono ragazzi che la fondazione soprattutto e le politiche della città veniamo a incontrarli e a prenderli per mano perché scrivono come d'obbligo, non come opzione, la parola cambiamento nella loro vita e sono in grado di farlo se noi ci siamo come mondo dell'istituzione, del lavoro, della formazione e delle opportunità reali. Allora, si continua, adesso c'è una piccola pausa, sono stati tanti gli ospiti, c'è stato Franco Roberti, l'abbiamo detto, Luigi Ciotti, Luigi De Magistris, Rosario Adurno con le mamme di Marano, ci sono state le scuole, i presidi, c'è stato il prefetto, ma soprattutto ci sono stati i familiari, quelli che veramente per quel legame di cui parli tu è la cosa più forte. Oggi pomeriggio ci sarà una messa che verrà officiata da Don Luigi, lo vogliamo dire perché spero che tanti siano qui presenti e ci siano tutti, non solo nel divertimento, anche nel momento di raccoglimento. Sì, un momento di raccoglimento importante alle 18 presso la chiesa dei Fiorentini in piazza degli Artisti, celebrerà Don Ciotti, Don Tonino Palmese, Padre Lello, Padre Giovanni e è un momento di comunità dove ritrovarci, soprattutto perché abbiamo fede nel messaggio del Vangelo che guarda caso è uno specchio della nostra Costituzione e viceversa.
Allora, con Alessandra Clemente vi salutiamo e vi chiediamo di fare ogni giorno memoria di chi non c'è più, di chi ci è stato strappato via come Silvia Rotolo. Grazie a tutti.